Buonasera a tutti, io sono Monica Campana e sono responsabile didattica in Musa e mi occupo anche del progetto Musa Job, dello sviluppo del progetto Musa Job assieme al Ministero dell'Ufficio Placement. Come già sapete, Musa Job è un progetto che ci sta permettendo di creare un ponte sempre più concreto tra la formazione professionale che noi eroghiamo ed il mondo del lavoro. Motivo per il quale Musa instancabilmente crea dei rapporti con le aziende e naturalmente attraverso la sottoscrizione di alcune convenzioni permette ai propri corsisti di avere la possibilità di fare dei colloqui di lavoro al termine della formazione che è stata erogata con Musa. Naturalmente le aziende che convenzioniamo ci inviano delle job description che sono in linea con i contenuti dei nostri percorsi formativi, quindi ricercano proprio voi come figure professionali e a tal proposito questa sera per l'ultima lezione del corso di Revit for BIM abbiamo invitato un referente di una delle aziende convenzionate con noi a cui lascio subito la parola e io mi zittisco immediatamente. Vai Claudio. Perfetto, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato. Mi presento brevemente, mi chiamo Claudio Vittorio Antisari, sono un architetto di formazione e da circa 5 anni sono il titolare di una società che si chiama Strategie Digitali, che si trova a Milano, abbiamo sede a Milano, che si occupa di consulenza in termini di BIM management, di modellazione, di tecnologie digitali, di produzione di codice. Noi siamo una società verticale che assiste quindi altre società sulle attività di sia gestione del processo BIM, come immagino starete vedendo in questo corso, insomma, Revit e BIM sono argomenti che hanno una certa complessità, sia in termini di automazione, generative design, gestione di dati, analisi energetica, quindi tutta quella parte invece che accade quando si mette in contatto la programmazione con l'architettura, che un po' rappresenta anche proprio quello che noi siamo. Siamo una società che si mette a metà tra due mondi, quello della progettazione e quello dell'architettura stessa. Siamo circa 20 persone. E lavoriamo con alcuni dei maggiori studi di architettura, società di costruzioni e società di ingegneria d'Italia. Lavoriamo sia in Italia, dove siamo basati a Milano, e dove ad esempio lavoriamo come studio di architettura. In questo momento stiamo lavorando con Renzo Piano, che immagino conoscano tutti, o Archea o altri studi comunque sempre di De Lucchi, un altro studio di Milano, oppure lavoriamo con grandi società di ingegneria o con società come ad esempio Lombardo Ingegneria o grandi società di costruzioni. Quindi diamo il nostro contributo per rendere efficiente e efficace il processo BIM. Siamo interessati a Siamo qua perché siamo interessati ad avere ovviamente la possibilità di accogliere delle persone stage. Vi dico subito che noi tendiamo, come dire, a non prendere stage che non siano finalizzati per noi all'assunzione della persona, che ovviamente non vuol dire che è garantito, però diciamo che praticamente tutte le persone che sono venute a fare uno stage da noi poi o sono rimaste o noi gli abbiamo comunque offerto un lavoro, magari sono andate da un'altra parte. Sappiamo che, insomma, come dire, siamo contenti del programma e siamo consapevoli del livello di formazione che voi ricevete e, come dire, venire da noi sarà un modo anche per continuare ad essere formati, perché, come dire, è un mestiere che richiede diversi anni di esperienza prima di aver visto tutto quello che c'è da. Che altro, appunto, la sede è a Milano, a Viale Forlanini 15, vicino alla metro Repetti. E abbiamo il caffè e l'acqua sono gratis, non so cos'altro dire di. Cioè, siete appassionati di quello che vedete in questo corso di cui Giuseppe mi ha raccontato il programma e lo vedete come un punto di partenza e non un punto di arrivo, siete le persone adatte per venire da noi. Grazie Claudio, grazie mille del tuo intervento e di aver acconsentito a partecipare a questo intervento naturalmente. Quindi per quanto riguarda i nostri corsisti, il nostro invito è di continuare a formarvi con Musa Formazione, considerando anche le grandi opportunità che dietro questa formazione ricevuta poi ci sono. Giuseppe, noi ringraziamo te anche
anche e soprattutto per averci ospitato nella tua aula questa sera. Continuate a formarvi, noi vi aspettiamo, aspettiamo l'invio dei vostri curricula al termine del corso, oggi se non erro l'ultima lezione, quindi vi aspettiamo in maniera tale che possiamo girare i vostri riferimenti a Claudio ed eventualmente, se interessati, organizzare anche un colloquio di lavoro insieme. Grazie a tutti ancora e buona lezione. Perfetto, buon lavoro a tutti.